Il prossimo 7 di febbraio si deciderà sull'archiviazione o meno per le accuse ad Antonio Capasso, il fidanzato di Doria la Greca, indagato per induzione al suicidio. C'è attesa per questa decisione da parte del Tribunale di Potenza. La famiglia di Dora la Greca ha presentato attraverso i suoi legali delle memorie affinché le indagini proseguano e non ci sia l'archiviazione. Sul caso è intervenuto anche Gildo Claps, che ha incontrato i familiari di Dora la Greca e ha parlato per la prima volta del caso di Dora. Gildo Claps non crede al suicidio. Un episodio simile ma allo stesso tempo molto diverso si è verificato in Basilicata, sempre a Potenza, un anno fa. Parlo di Dora la Greca. Io so che lei ha incontrato la sorella, ha parlato con la sorella. Qual è l'idea che si è fatta su questa vicenda? Ho incontrato la sorella Michela, ho incontrato la mamma di Dora, mi hanno chiesto insomma un aiuto, perché ritengono che anche qui stia arrivando un'archiviazione forse troppo frettolosa, come è accaduto in tante altre storie. Sicuramente una storia che va approfondita, credo che meriti naturalmente un prosieguo di indagini, perché ci sono troppe cose che secondo me non sono state ancora chiarite su quella maledetta notte in cui Dora è precipitata dal balcone. Non credo, come la famiglia, che sia un semplice suicidio, però ovviamente siamo ancora nella fase in cui è stata richiesta un'archiviazione. Adesso è stata rinviata l'udienza al 7 febbraio, vedremo che cosa deciderà il GIP su questa storia. Mi auguro che si voglia continuare ad approfondire, perché è giusto che venga restituita la verità prima di tutto alla famiglia di Dora, ma come sempre in queste storie anche all'intera comunità.